Benvenute e benvenuti a Salute e Natura, il farmaco vegetale, uno spazio completamente dedicato a questa tipologia peculiare di prodotti farmaceutici, i medicinali tradizionali di origine vegetale. Sono Heidi De Togni e con gli esperti che saranno con me, osserveremo, capiremo meglio di cosa si tratta, che cosa sono i farmaci vegetali, come possono essere prescritti, consigliati dal medico, dal farmacista e quindi diventare un'opportunità di cura per le persone. Stasera è con me il dottor Giuseppe Borelli, benvenuto. Buonasera e grazie dell'invito. Grazie a lei per essere qui. Il dottor Giuseppe Borelli è medico di medicina generale, ma soprattutto è perfezionato in fitoterapia clinica presso l'Università di Viterbo e di Siena, oltre che esperto in micoterapia. Quindi un percorso non casuale, dottor Borelli. Lei ha iniziato a conoscere, ad approfondire la fitoterapia. Quindi le chiedo subito, quale ruolo ha la fitoterapia nella sua esperienza nell'ambulatorio di medicina generale? Beh, la fitoterapia e il farmaco naturale sono una prassi terapeutica, direi abituale nella mia attività clinica ambulatoriale, legata alla sicurezza di impiego e al fatto che gli obiettivi che raggiungo da un punto di vista terapeutico sono spesso efficaci. C'è una differenza tra prodotti di fitoterapia e farmaco vegetale che ci tengo a sottolineare, nel senso che entrambi, se vogliamo, nascono da un discorso di terapia di tipo tradizionale, cosiddetto traditional use, che è anche avvalorato da monografie redatte dall'Organismo Mondiale della Sanità in termini di estratti di piante ad uso terapeutico e anche da monografie del nostro ente regolatore europeo in termini di farmacoterapia che è l'EMA, e che ci danno sostanzialmente uno spaccato di sicurezza in termini di uso tradizionale di questi prodotti. Poi, se vogliamo, c'è un ulteriore passo avanti scientifico importante, notevole per la nostra realtà occidentale, in cui dietro il farmaco naturale ci sono tutta una serie di studi e di approfondimento preclinico e clinico che portano a valorare con maggiore garanzia e sicurezza in termini di terapia l'uso di questi prodotti. Quindi mi sembra di capire che l'avallo, diciamo, scientifico in termini di efficacia e di sicurezza è ben chiaro se ci riferiamo ai medicinali tradizionali vegetali, ai farmaci vegetali. Nella pratica, quali sono secondo lei gli ambiti concretamente, praticamente, che lei incontra quotidianamente nel suo ambulatorio dove vede la possibilità concreta di averne un vantaggio? Che tipo di situazioni incontra? Certo, gli ambiti sono molteplici. Possiamo già partire, se vogliamo, anche da un ambiente pediatrico in cui banalmente le coliche gassose possono avvalersi di un uso di farmaci naturali, ma poi spaziando abbiamo le malattie respiratorie, virali e batteriche, abbiamo le malattie genitali e dei genitali maschili e femminili, le patologie prostatiche. Andiamo nel mondo del metabolismo, dell'ipertensione arteriosa con dei farmaci vegetali e prodotti vegetali che sono comunque attivi sulla circolazione, che sono attivi comunque sull'ipertensione, che sono attivi sulle disfunzioni metaboliche. Quindi il campo è estremamente vasto e non ultimo citerei anche il mondo oncologico, nel senso che i farmaci vegetali e i prodotti fitoterapici possono essere utilizzati anche in questo contesto in termini di supporto, nel senso che gli effetti collaterali di chemio e radioterapia spesso sono mitigati dall'uso di prodotti, ovviamente messi in mani esperte, in prodotti su base vegetale naturale. Mi ha colpito molto questa sua considerazione e immagino che nel suo ambulatorio, di medicina generale, essendo noi una popolazione, diciamo, tendenzialmente che invecchia, la maggioranza dei suoi pazienti siano adulti o pazienti anziani, pazienti politrattati. Quindi agganciandomi proprio anche a questo estremo che è la terapia oncologica o il paziente oncologico, ma nel paziente comunque che ha già in corso terapie
o che ha delle fragilità, come vede il farmaco vegetale come opportunità, anche in termini di tollerabilità, di possibilità di utilizzo in un contesto di terapia già in essere, di terapia farmacologica già in essere? Allora, tenendo conto che i pazienti politrattati spesso soffrono di interazioni tra i farmaci utilizzati, l'uso del farmaco naturale e comunque della fitoterapia permette, secondo me, di ridurre per esempio l'impatto che si può avere proprio diciamo che l'interazione è minore. La presenza del fitocomplesso, grazie, per fortuna, mitiga gli effetti collaterali e quindi alla fine questi trattamenti risultano più tollerati e anche mettono nelle condizioni i pazienti di reggere meglio le terapie di fondo che sono costretti a dover utilizzare per lungo tempo, quindi sì. L'utilizzo anche nel medio lungo tempo per quanto riguarda il medicinale tradizionale di origine vegetale per lei rappresenta un'opportunità e lo vede facilmente applicabile all'interno del suo ambulatorio, nei suoi pazienti che magari ne devono fare un uso anche per periodi medio lunghi? Certo. E torniamo proprio alla quotidianità. Nella sua esperienza ha iniziato a conoscere il medicinale tradizionale vegetale, il farmaco vegetale. Quali sono gli ambiti? Ci faccia qualche esempio di concreto utilizzo dove per lei è veramente stata l'opportunità di utilizzo e di successo terapeutico. Per esempio nelle malattie respiratorie virali e miste delle altre vie respiratorie, nei pazienti anziani che spesso hanno dei deficit anche o comunque un calo delle difese immunitarie, l'uso per esempio degli estratti di Pelargonium sidoides, questo è un geranio, e da questo si ottengono degli estratti e da questo anche un farmaco vegetale molto utile nel ridurre la durata delle forme infiammatorie, della patologia in sé e addirittura avere delle risposte sul sistema immunitario che vediamo nella ridotta recidiva di queste patologie. Questo per esempio è una possibilità. Un'altra possibilità è nell'ipertrofia prostatica, in cui comunque i farmaci naturali riducono di parecchio gli impatti fastidiosi che la patologia prostatica porta nelle persone anziane. E torniamo proprio alle patologie delle vie respiratorie, che è un tema estremamente comune, diffuso, trasversale nelle varie fasce di età. E mi pongo la domanda e le pongo la domanda rispetto all'utilizzo della terapia antibiotica. È un'arma preziosa nelle vostre mani, ma sappiamo tutti che c'è un aspetto di appropriatezza prescrittiva. Qual è la sua esperienza e a suo parere il ruolo del medico di medicina generale anche proprio come educatore nel corretto utilizzo, nel trasferire questo messaggio ai suoi pazienti? Allora, nella pratica quotidiana ho spesso delle richieste improprie di terapia antibiotica da parte dei miei pazienti e da parte dei familiari dei miei pazienti, convinto che l'antibiotico risolva qualsiasi tipo di problematica infiammatoria legata a virus o batteri. In realtà questo non è vero, però l'uso improprio dell'antibiotico terapia o l'uso, non dico esagerato, dell'antibiotico terapia ha portato poi alla formazione di ceppi super resistenti, i cosiddetti batteri resistenti a qualsiasi tipo di antibiotico, che hanno portato un aumento anche della mortalità all'interno della popolazione, soprattutto anziana, e della popolazione che si avvale dei ricoveri ospedalieri. Per cui bisogna un attimo, secondo me, rivedere l'impatto, intendiamoci, la colpa non è solo della classe medica, nel senso che c'è anche una classe veterinaria che utilizza molto gli antibiotici nella zootecnia e diciamo che l'insieme delle cose ha portato a questo fenomeno di antibiotico resistenza, per cui bisogna valutare in maniera critica quali sono i passaggi in base ai quali noi come professionisti siamo autorizzati o è utile l'utilizzo dell'antibiotico. Chiaro che certe volte si va
in termini di presunzione come rischio, in termini di se aumenta un attimo la prescrizione nel rischio che possa anche esserci qualcosa. Però la valutazione clinica spesso porta a dire no, l'antibiotico qui non serve, non lo si dà. In questo caso l'utilizzo di questo estratto di geranio di cui ci parlava per le infezioni delle vie respiratorie può rappresentare una prima strategia che permette di valutare al meglio l'eventuale utilizzo. Certo, e se c'è una risposta, tanto meglio. Se non c'è una risposta, a quel punto si farà una rivalutazione e si deciderà se utilizzare o no, un'eventuale strategia antibiotica. Un ultimo accenno sull'antibiotico resistenza. È vero che ci sono questi superbatteri resistenti a tutti gli antibiotici oramai in uso anche di tipo ospedaliero. Delle speranze, secondo me, ce le dà ancora la fitoterapia attraverso l'uso degli oli essenziali, che sembrerebbero dare delle risposte nuove, innovative all'azione batteriostatica e battericida di questi superbatteri. Quindi al contenimento di questa, Esatto. diciamo, predominanza di ceppi super resistenti. Veramente interessante, dottor Borelli. Un commento le chiedo sul tema che abbiamo solo accennato all'inizio, cioè l'importanza, l'opportunità della formazione scientifica da parte del medico, del medici di medicina generale come lei, ma in generale del personale, degli operatori sanitari. In ambito fitoterapico, qual è il suo pensiero o un suggerimento, un commento che vuole fare a questo riguardo? È un discorso intanto di conoscenza, nel senso che la fitoterapia deve essere necessariamente, secondo me, insegnata in un contesto universitario, prima ancora di arrivare ai corsi di formazione post laurea che ho fatto io. La mia è stata una curiosità, forse legata anche al fatto che l'uso tradizionale di un prodotto di vegetale, io l'ho sempre visto in famiglia, i miei nonni erano contadini, per cui l'uso di decotti, di sciroppi, di estratti, e nella mia infanzia li ho visti utilizzare, li ho visti anche funzionare, per cui probabilmente mi è rimasta dentro Curiosità questa che... curiosità, che però poi dopo nell'ambito accademico universitario non ho potuto soddisfare. soddisfare e colmare. E sarebbe opportuno introdurla, secondo me, in un contesto di formazione della classe medica. E poi dopo, comunque, bisogna sempre rivolgersi a dei centri universitari che su questi aspetti qua lavorano da anni e io per fortuna li ho trovati, ecco. Grazie, dottor Borelli, è stato un piacere colloquiare con lei. E Grazie, grazie a voi di tutto. grazie a tutti voi che ci avete seguito e a presto con una nuova occasione di confronto con Salute e Natura, il farmaco vegetale. A presto.